Sempre più ravvicinati e partecipati i tavoli tecnici in prefettura in vista dell'adunata degli alpini dell'11-14 maggio. Si è parlato di trasporti, sanità e comunicazioni, non della suddivisione in zone della città. Verrà affrontato più avanti anche il tema che più ha fatto discutere, le scuole. Le esigenze di chiusura degli istituti verranno valutate, selezionate e centellinate con accuratezza, è stato assicurato. Questo qui è uno dei tanti incontri che noi stiamo facendo, aperti un po' a tutti gli attori che stanno lavorando per questa adunata. In linea di massima siamo abbastanza bene su tutto quanto. Tutte le risorse saranno dispiegate in crescendo, giorno per giorno, in parallelo al numero di persone attese, fino alla sfilata finale. Sul fronte trasporti si ragiona su un unico titolo di viaggio locale. Una trentina i bus in più messi sul piatto da Riva Udine, 122 i treni straordinari, 206.000 posti totali, 108.000 dei quali aggiuntivi. Trenitalia lo ha definito lo sforzo logistico più impegnativo di tutte le adunate. Tutti gli enti gestori della telefonia hanno immaginato e previsto già un potenziamento, quindi ben dislocato, perché ci sono possibili congestioni di traffico e quindi su quello bisogna lavorare. In via di definizione il piano sanitario, 12 ambulanze, 14 squadre a terra, un ospedale da campo nel Parco Moretti per gestire i codici bianchi e verdi, ma anche la collaborazione con gli altri ospedali della regione. Un piccolo appello a tutti i partecipanti, sia locali che quelli che vengono da fuori, al fatto che giungano a Udine con tutte le eventuali scorte di farmaci che possono in qualche modo utilizzare. Non confidare sul fatto di poterli trovare nelle farmacie, anche perché insomma 500.000 persone sono 500.000 persone.